Ciao amici del mio canale, bentornati! Spero che abbiate passato un bel Ferragosto, ormai siamo a fine agosto. Questa sarà l'ultima ricetta prima di 51 giorni di dieta pura. Come culturisti mi preparo verso l'inverno. Vi terrò tutto dettagliatamente fatto, dato che ho visto che vi piacciono giustamente quasi di più i video dove parlo di alimentazione sana, eccetera. Per chiudere questa stagione in bellezza, oggi faremo del formaggio in carrozza, 10 bastoncini di formaggio in carrozza. Ma anche oggi non abbiamo tutto quello che ci serve, ma non è un problema, perché purtroppo mia madre non lo fa apposta, ma l'età avanza e non compra mai le cose giuste. Allora, cosa serve per fare questi 10 presunti bastoncini di formaggio in carrozza? 100 ml di latte, noi abbiamo quello intero buono, no? Sì, l'ho appena aperto, sì. 100 g di farina 00, 2 uova sbattute e 150 g di pan grattato. Ovviamente ci servono 250 g di Asiago DOP. Cosa vuol dire DOP? Denominazione di origine protetta. E servirebbero 5 pan carré lunghi. Noi non abbiamo i pan carré lunghi purtroppo perché mia mamma non li ha comprati. Abbiamo quello dei toast e ci adatteremo. Noi usiamo 6, ok? E il formaggio di arachidi come olio di semi di arachidi per friggere. Brava, non mi veniva il termine, bravissimo. Allora, ora ve ne farò vedere uno e dopo li facciamo tutti. Allora, prima di tutto togliamo il colore, teniamo un pezzettino perché sennò li facciamo colorati, sì. Tac. E anche qua le croste, 250 grammi, mi raccomando. Allora, l'ideale è ovviamente fare la fettina più piccola del pan carré, e mi sembra una cosa ovvia questa, che ve la dica. Tagliamo la bordatura, teoricamente quello, se comprate quello giusto, la bordatura non ce l'ha. E dobbiamo farlo dal lato più sottile. Noi taglieremo la nostra fetta all'incirca così, ma ne facciamo anche due più strette, no? Così la curva. Ok, vedete, così direi che è troppo lunga. Allora noi facciamo un coso del genere. Non è alto, devi tagliare. Sì, certo, adesso devo... Ah, no, devo... brava. Prima di fare ciò... No. Prima di fare ciò c'è scritto di allungare il più possibile. Che non si rompe. Vedete? Ha già aggiunto un altro. Ok. In questo caso noi mettiamo, dici che è alto? Sì. Ok, ci sono, così? Sì. Ok. Ci sei, per fortuna. Ci siamo tutti. Fidiamoci del... Ok, sempre due fettine facciamo. Sì, ma è sempre alto. Eh? È sempre alto. E va bene, adesso non preoccuparti. Dopo non si scioglie quando fai il coso. Che pitinina che sei, così va bene? Mm. Ok, ecco. Perfetto ragazzi, adesso lo avvolgiamo, teoricamente deve essere più lungo il pane e meno formaggio, ma noi come sempre facciamo le cose fatte male. Ecco qua, no, non va bene, deve essere più basso, no, è più poco, uno credo basti. Poi, ma cosa me ne faccio di uno? Scusa, ti un momento. Ok, fa vedere. Ho capito, ma ho preso 8 kg di formaggio per fare. Scusa, devi così e così, vedi che è più fine. Ok. Devi farlo più fine. Molto fine il formaggio. Eccoci qua, cari. Allora, come vedete, io ne ho fatti 6. 1, 2, 3, 4, 3, 6. Come il pan carré che avevo. Però devo dire due accorgimenti. Allora, ovviamente mi è avanzato metà formaggio. Questo senza ombra di dubbio, perché il pan carré che mia madre non ha preso puntualmente è il doppio, cioè dopo tagliando metà le fette lunghe ne dovrebbero uscire 10 invece di 6. Però il latte della ricetta non è bastato a me, che ho usato la metà del formaggio del pan carré, onde per cui io vi consiglio almeno 200 ml, perché tutte le ricette che facciamo troviamo delle incongruenze, vabbè che non siamo capaci noi, ma anche loro quando mettono le dosi per me a volte sbagliano. E ora cuociamo con olio di semi di arachidi. Allora, c'è scritto di cuocere in abbondante olio. Oggi non facciamo i taccagni come sempre. Ci sarà mia madre che mi dirà stop. Dimmi te quanto, tanto? No, vai.
Basta. Vai. Madonna. Perché poi poi fanno certo. Il sei. Bello caldo deve essere, mi raccomando. Posso buttarlo dentro subito? No. No. Tutto bene? Così, c'è la gente. Mamma mia, che pesantezza che sia. No, cioè, non sono gobbo, Lo so. Lo faccio per te, se dico così sembra che... ma che non sono gobbo, cioè... Sembra che, non cioè ti... sembra che ho problemi di postura. No, che cioè, non ti riprenda. Per una volta, Sembra che non ti riprenda. Bene, okay. Ti abbassi. Sarà caldo l'olio adesso? Sì. Buono. Ragazzi, adesso mettiamo... Puoi venire qua adesso, cosa fai? La lungimiranza. Non era proprio caldo, sennò fa... Ah, ecco, volevo dirvi che io avrò dentro di sicuro nell'impanatura... tipo della farina del pane, perché mi si sono aperti, boh, sapete che io non è che sono un cuoco proprio di quelli bravi. Ok. Allora, adesso inizio a friggere. Allora, niente, ci vediamo tra 2 o 3 minuti che facciamo. Eccoci qua, fiamma bella alta, mi raccomando. Adesso iniziamo a girare, sono passati cose 2 minuti. Mm. Il colore deve essere questo, è perfetto, non di più, mi raccomando, cioè facciamo in fretta a girarli. Con aiuto di 2 forchette. Ustia, guarda questo. Così è perfetto, non preoccupatevi. E adesso altri quanti? 4 minuti. 2 minuti, non 3 o 4. E dopo li serviamo. Il piatto vuoto. Stai già riprendendo? Mm. Ok, spegniamo, mi raccomando, amici. E adesso le posizioniamo bene a sgocciolare, dato che c'è mucho olio. Allora, vedete? Opla! Una. Dos. Tres. Sembra l'odore delle tue cotolette. Ok. E le ultime 3. Buona amici, allora loro sono state fatte, io vi ringrazio come sempre, adesso per 2 mesetti vi aggiornerò su alimentazione e allenamento, per mia fortuna, per vostra fortuna non farò un po' più di ricette dato che sono un mezzo scempio e per fortuna di mia mamma così non deve sempre star lì a pulire la cucina, vediamo il responso se è uscito colloso. Sì, dai, si è sciolto un po'. Sì, no, va bene. Ah, va bene? Ecco qua. Perfetto, amici. Like, commenti, condivisioni, mozzarella in carrozza. Ciao e alla prossima.